Come si potrebbe sintetizzare il lavoro che è stato fatto e questo libro in maniera semplice, però dando un po' gli spunti, gli elementi fondamentali? È una grande esperienza di vita per noi, e che abbiamo cercato di comunicare nel modo più semplice possibile, perché il carrello degli altri potrebbe anche diventare il nostro, e la povertà è un'emergenza assolutamente attuale in questo periodo in Italia. È stato un lavoro dove ci sono numeri, sono tante storie, per cercare di non stare solo sui numeri ma guardare in faccia le persone, le realtà. Esatto, perché dietro il numero si nasconde sempre un'emozione, una sofferenza, un'allegria, e soprattutto le storie possono raccontare quello che i numeri non riescono a dire. La solitudine, ad esempio, della povertà, questo è un qualcosa che nei numeri sterili non esce. Eppure tutti i poveri sono soli e molte volte i poveri sono lasciati soli. Momento importante, bello, dove insomma, sono emersi tutti i contenuti di questo libro, che è un po' un percorso. Percorso tra numeri, storie, prospettiva futuro, tutta una bella fotografia. È una fotografia da un certo punto di vista drammatica, perché abbiamo visto che l'impoverimento alimentare colpisce non solo i poveri alimentari, quelli che non hanno accesso a cibo, ma una parte molto più ampia della popolazione. Però è l'inizio di un percorso che abbiamo fatto per l'Italia e che ha avuto come centro Bologna, con un progetto straordinario, Mensana, che riesce veramente a mettere insieme i fragili, le fragilità, con una buona alimentazione. Si può fare, vorremmo che questo esempio crescesse a Bologna e venisse anche copiato altrove.